Stefano Maiorano. Cantami sbigliai chi era viato. Sbigliai chi era viato. La domenica mattina, e pensando me sì, cominciai a cantare. Assieme a me compari, cominciai a cantare per la squadra del mio cuore. È una squadra troppo bella, la luce fa un partire. Noi siamo messi e non te lasciamo più. Bravo, bravo a Maiorano, da napoletano è entrato in curva per Mi sbigliai che era viato. 5, 4, 3, 2, 1. Spazio giallo-rosso. Non appuntamento con Spazio giallo-rosso, rubrica ricca di contributi, di notizie e di curiosità, non solo con Antonino e Doriana, è in collegamento telefonico ad attenderci, c'è Dino Prinzivalli. Spazio giallo-rosso, il turno. Arzanese Castelrigone, Casertana Aprilia, Chieti Messina, Gavorrano Sorrento, Ischia Vigor Lamezia, Melfi Teramo, Poggi Bonsi Martina Franca, Tutto Cuoio Versa Normanna. Ieri c'è stato un anticipo serale per consentire alla RAI di trasmettere un match della seconda divisione, Cosenza Foggia 1-1. Spazio giallo-rosso, la classifica. Dunque, classifica aggiornata, il Cosenza in testa con 20 punti, Teramo 18, Vigor Lamezia 14, Melfi Casertana 13, Poggi Bonsi e Aprilia 12, Sorrento e Foggia 11 punti, Tutto Cuoio Aversa 10, Chieti 9 punti con un punto di penalizzazione, Martina Franca 9 punti, Ischia 8, Castelrigone, Gavorrano e Messina 7, chiude l'Arzanese con 2 punti, ricordiamo una partita in più, il Cosenza e il Foggia. Ritorniamo indietro di pochi giorni, il post gara ha dato sicuramente la possibilità di conoscere umanamente un presidente, quello del Poggi Bonsi, lo abbiamo incontrato telefonicamente giovedì. Spazio giallo rosso, l'intervista. Poggi Bonsi. Beh, sicuramente è stato lei il protagonista della sala stampa del San Filippo nel lato prettamente umano. La sua commozione è dovuta a che cosa, presidente? Ma la mia commozione è dovuta al fatto che abbiamo raggiunto a 3 minuti dalla fine un pareggio, un risultato giusto e ampiamente meritato. La commozione è derivata dal fatto che sono venuto a vedere a San Filippo il Messina con il Siena, quando ero nel Siena Calcio, e mi ha fatto un certo, come tifoso naturalmente, e mi ha fatto un certo effetto venire come presidente di una squadra contro il Messina in un grandissimo e eccellente stadio di fronte a 1500-2000 tifosi veri che hanno incitato per tutta la partita la loro squadra, e gli fa molto onore. Ecco, un punto guadagnato, ma un punto di grande soddisfazione. Presidente, se i suoi tifosi del Poggi Bonsi avessero intonato un coro del tipo "Onorate la maglia", lei come avrebbe risposto? Ma guardi, noi purtroppo non abbiamo questo numero di tifosi come ce l'ha il Messina, e da noi, anche perché siamo una cittadina di 30.000 abitanti, e gli spazi purtroppo sono sempre abbastanza vuoti, poi per la crisi economica che c'è, e poi per Sky, poi perché i nostri tifosi preferiscono andare a vedere la Fiorentina con il Siena Calcio. I tifosi del Messina, come tutti i tifosi, tengono in modo particolare e gli va reso onore alla propria squadra, che tutti vorrebbero, perché io prima di essere presidente sono stato tifoso e mi ricordo quanto ho girato in lungo e largo per l'Italia dietro i colori bianconeri della Cesena, e diciamo è umano che il tifoso possa dire questo. È chiaro, come presidente oggi in Messina, io ho parlato anche con lo Monaco, i risultati non premiano gli sforzi che loro hanno fatto e la potenzialità che può avere il Messina. Approfitto dell'occasione per
per rendere onore a tutti i giocatori, a rendere onore alla proprietà che ci ha ospitato in una maniera encomiabile, e credo e auguro al Messina di venire fuori dalla penultima posizione, per l'ultima posizione che ha, perché i giocatori ce l'ha, ecco. Presidente, come valuta questo campionato di seconda divisione, quello meridionale? A lei non le sembra che sia una sorta di serie D1? Ma guardi, io sono prima di tutto molto contento di essere nel girone B della seconda divisione, perché da un punto di vista ambientale è molto meglio il girone B del girone A. Noi che siamo a metà dell'Italia, ecco, devo dire che ho conosciuto posti splendidi che altrimenti non avrei conosciuto. Il girone B è molto importante perché ci sono piazze importanti, c'è Caserta, c'è Foggia, c'è Cosenza, c'è Messina, sono piazze che in passato hanno masticato e hanno visto calcio, e sono e senz'altro con il tempo riusciranno ad arrivarci. Cosa dire? Devo dire che questo è un campionato tremendo, sarà un campionato tremendo come il girone A naturalmente, perché basta un punto in più, basta un punto in meno, saremo e ne vado nelle 8, oppure saranno nelle 9, che andranno direttamente, che andranno poi in Serie. È un campionato spettacolare, che devo dire, sono molto contento, e qui la nostra squadra per ora si sta comportando irregolarmente bene, siamo una squadra giovane, ho voluto una squadra giovane, come sapete, per problemi di budget, mi auguro veramente di risalire la china, magari non ai danni del Poggi Bonzi, però auguri veramente. La storia del Poggi Bonzi è tutto cuore, grazie al suo presidente. Il Monte dei Paschi di Siena, 3 giorni prima dell'iscrizione al campionato di seconda divisione, aveva dato il suo forfè per altri problemi interni inerenti alla banca, e il presidente di tasca sua, o forse anche con l'aiuto di qualche istituzione, è riuscito a iscrivere e accontentare intanto la sua creatura e i tifosi per prendere parte a questo campionato che il Messina ha avuto modo di ospitare. Quest'altra squadra giallorossa con i medesimi colori proprio domenica. C'è chi dice che ha beffato la squadra peloritana, ma le partite finiscono al 94esimo e il Messina è ben abituato a subire gol in zona Cesarini. Guardi, io dico questo, sulla sponsorizzazione del Monte dei Paschi noi siamo rimasti onestamente male, ma non nel merito, perché il merito purtroppo oggi la banca sta attraversando un periodo molto difficile, ma nel metodo, in quanto avessero detto un mese avanti le loro intenzioni, forse avremmo fatto qualche altra cosa. Dire l'abbandono del main sponsor 3 giorni avanti onestamente è stata dura. Però noi, cosa abbiamo fatto? La mia famiglia, abbiamo fatto un ulteriore sforzo e abbiamo iscritto la squadra al campionato. Naturalmente le finanze che ci sono venute a mancare col Monte dei Paschi, noi non ce le possiamo mettere le stesse. E allora il direttore sportivo e l'allenatore abbiamo fatto un discorso molto chiaro, che bisognerebbe fare le stesse cose con meno risorse. Largo ai giovani, largo a 92, 93, 94, infatti abbiamo solamente un 87 e il nostro capitano un 84, il resto sono tutti giovani e speriamo bene. Presidente, l'ultima domanda: quando penserà alla C-Unica? A metà del girone di ritorno ovviamente, e si metterà all'opera per trovare più risorse, perché sarà una mezza B2. Guardi, la C-Unica l'abbiamo conquistata pareggiando a 3 minuti alla fine a Messina. Sono convinto perché ho visto nella voglia dei nostri giocatori, non nella rabbia, nella voglia di riuscire a raggiungere un risultato ottenuto con ampio merito, perché non era facile nelle condizioni in cui è il Messina in questo momento, domenica scorsa, di fronte a un buon pubblico, di fronte a un incitamento continuo dei tifosi messinesi verso la loro squadra, non era facile perché il Messina
pieno zeppo di gente che ha calcato campi, che ha giocato, gente di esperienza, e aver raggiunto e aver pareggiato, che mi creda, è un buon viatico. Ho cominciato a sperare vivamente nella Cimonia. Allora. Presidente, tantissimi in bocca al lupo alla sua squadra, e che a braccetto le due formazioni giallorosse possano raggiungere la Serie C unica, e che sicuramente forse potrebbero anche dividersi le strade nella prossima stagione nella C unica, visto che ci saranno tre gironi, voi potreste anche finire nel girone settentrionale. Ma guardi, intanto andiamo, poi o ci mandino il prossimo anno nel girone settentrionale o meridionale, poco importa, l'importante andiamoci. E faccio gli auguri a tutti i dirigenti del Messina, ai giocatori e a lei, alla vostra radio. Qualora nel ritorno possiate venire a Poggibonsi, sarete nostri ospiti. E abbiamo sentito in una lunga intervista il Dino, benvenuto in collegamento con noi. Sì, una buona giornata a chi ci sta ascoltando, ovviamente, e a voi. Hai sentito le dichiarazioni del presidente Panigiani? Già dopo il pareggio di Messina vede la sua squadra nella Serie C unica. A quanto pare, come hanno dichiarato i tesserati del Messina, ma anche lo stesso Ferrigno, non siamo qui per vincere il campionato, però è un controsenso, perché o si retrocede o si vince un campionato arrivando all'ottavo posto. E direi di partire proprio da queste dichiarazioni. Sentiamo prima Ferrigno. Spazio giallorosso, Fabrizio Ferrigno. Ma la crisi di risultati, ma non di prestazione, non di gioco. Però nel calcio ci sta, è un momento o no, un periodo no, un momento no, che ne dobbiamo uscire, ne usciremo, su questo sono sicurissimo. Ci stanno questi momenti nell'arco di un campionato. Ne dobbiamo uscire, ne usciremo al più presto. Con Catalano, l'allenatore viene mandato via soltanto se la società se ne accorge che la squadra non segue l'allenatore. È troppo facile ora prendere Catalano e dire va via, è colpa tua, assolutamente, le responsabilità ce l'ha la società ha scelto l'allenatore, la società ha scelto i calciatori, perciò qui non c'è, e ora sarebbe facile dire via Catalano, non esiste assolutamente, l'allenatore non va cambiato a furor di popolo, assolutamente, quando la squadra gioca per fatti suoi, disorganizzata, non seguono più l'allenatore, questo è un motivo per mandare via l'allenatore. Ne usciremo. E come ne usciremo? Ne usciremo con il lavoro, ne usciremo facendo un'altra prestazione del genere, subendo pochissimo, essere un po' più bravi sotto porta. Deve girare, non siamo gli ultimi arrivati, non siamo diventati in tre mesi dei brocchi. Siamo quelli dello scorso anno, siamo quelli che fanno calcio da tantissimi anni in tutte le categorie. Questo non voglio dire assolutamente che noi vinceremo il campionato, assolutamente, il nostro obiettivo è arrivare nelle prime otto. Ecco, assolutissimamente non dico che vinceremo il campionato, ma vogliamo arrivare nelle prime otto, ma si vince il campionato arrivando all'ottavo posto. Guarda, io credo intanto che lui, che Ferrigno molto probabilmente vorreste dire che non vince il campionato, forse pensava al primo posto, credo che sia così la cosa, altrimenti sarebbe preoccupante una cosa del genere. Ma credo proprio che lui si riferisse al primo posto. Certo, però mi sembrano un po' delle dichiarazioni rispetto a tanto tempo prima, anzi a poco tempo prima, qualche mese prima, mi sembrano delle dichiarazioni un po', diciamo, in maniera minore rispetto a quelle che si erano dette prima, in tono minore, perché lo spiego subito, perché prima si parlava di una squadra completa, una squadra, anche adesso si dice una squadra completa, però mi sembra che forse si sta un po' prendendo anche coscienza che il campionato di seconda divisione non è poi così facile come si diceva prima. E perciò alla fine, guarda, io credo che ora contro il Chieti, noi ogni domenica, ogni sabato ci ritroviamo sempre a parlare, speriamo che sia la svolta.
Speriamo appunto, invece, lo diciamo nuovamente, speriamo che questa partita di oggi possa registrare un'inversione di tendenza da parte della squadra, un'inversione di tendenza che deve portare sicuramente a un bel gioco e soprattutto a un risultato positivo, perché io credo intanto che a Chieti sarà una partita difficilissima. Intanto il Chieti farà leva sulla tifoseria, perché in settimana il Chieti ha abbassato notevolmente nuovamente i prezzi del biglietto. In curva si potrà andare con 3 euro e in tribuna laterale soltanto 10 euro, perciò alla fine stanno cercando di raccogliere più tifosi possibili, perché gli abruzzesi credono di poter arrivare anche loro nei primi 8 posti, e non lasciano nulla di intentato, stanno tentando anche così di ricreare un po' di entusiasmo intorno alla squadra. Un Chieti che viene comunque dalla sconfitta del derby per 2-0 contro il Teramo, ma diciamo chiaramente che gli mancavano 5 giocatori, e di questi giocatori 3 li ha recuperati mister Di Meo, perciò alla fine diciamo che sarà una partita difficile, ma come tutte le partite di questo campionato. Certo, è anche vero che praticamente dobbiamo stare abbastanza attenti. Noi saremo senza Bolzan, che non è stato recuperato dall'infortunio, non ci sarà ancora una volta Maiorano, dunque un infortunio più lungo del previsto, e non ci sarà lo squalificato Silvestri, altro giocatore che verrà sostituito molto probabilmente da De Bode. Per quanto riguarda il modulo, mister Catalano riconferma il modulo che ha dato comunque dei segni diciamo di miglioramento contro il Poggi Bonzi. Si giocherà con il 3-5-2 con il ritorno di Chiaria sin dal primo minuto in campo a fianco di Corona, e con Guadalupi che giostrerà al centrocampo insieme agli altri 4 centrocampisti, pacchetto di centrocampo che dovrebbe essere costituito da il motorino Bucolo, da l'argentino, il giovane argentino Piovi, e sulle fasce da Scoponi, l'argentino Scoponi che evidentemente ha convinto il tecnico, e dal giovane Guerriera. In difesa, tornando alla difesa, ovviamente in porta ci sarà Lago Marsini. Per quanto concerne la difesa, abbiamo detto già di De Bode, gli altri due giocatori che dovrebbero costituire il trio difensivo dovrebbero essere appunto Ignoffo e Cucinotta. Dunque una squadra che certamente dovrà dare delle risposte. Abbiamo visto che durante la settimana anche il presidente Lo Monaco è stato molto vicino ai suoi giocatori. Speriamo che li abbia spronati al punto giusto e che la situazione possa cambiare già dalla partita di domani, che vorrei ricordare inizierà non alle 15 ma alle 14:30. Perciò sarà una partita certamente da seguire, contro un Chieti che credo che sarà già anche dalle dichiarazioni del tecnico Di Meo sarà schierato in campo per vincere la gara. Sicuramente ci sarà un 4-3-3 quasi sicuramente, e i teatini cercheranno di vincere per ottenere questi 3 punti importanti. Anche loro, malgrado una buona squadra, si ritrovano indietro in classifica, hanno avuto diversi problemi però per quanto riguarda gli infortuni, hanno avuto diversi infortuni in diverse partite, e nell'ultima gara contro il Teramo addirittura gli mancavano 5 giocatori, perciò diciamo che non sarà, attenzione, sicuramente non sarà una partita facile, lo ripeto nuovamente Antonino. Dino, tornando brevemente, chiudiamo poi la parentesi, adesso la sto aprendo, di Catalano. Ogni allenatore che affronta il Messina sostiene e dice queste testuali parole, sto leggendo il sito web valdelsa.net del Poggi Bonzi, della provincia di Siena, e parla del Messina il tecnico Tosi. Facevano fatica a costruire gioco e noi potevamo approfittare di questo ripartendo bene, approfittando dei loro errori in costruzione. Il pareggio per loro comunque sembra un risultato giusto. Ecco, la chiave tattica è sempre la solita, cioè non è solo Tosi a fare una disamina del genere, ma ci sono stati anche altri allenatori, quelli che hanno affrontato il Messina.
Sì, questo è vero, sono delle disamine che vengono fatte settimanalmente ormai. È anche vero che Tosi comunque ha parlato anche di presunzione, questo è bene sottolinearlo, perché ha parlato anche di questo mister Tosi ai microfoni sia nostri che di altri emittenti, evidentemente ha accappottato qualcosa del genere. Io comunque direi che praticamente bisogna innanzitutto iniziare nuovamente dall'inizio questo campionato, bisogna resettare tutto e iniziare dall'inizio, perché più il tempo trascorre più secondo me se rischiamo di rimanere giù, se continuiamo con una mentalità in cui siamo portati a pensare che siamo la squadra più forte. Io non credo che intanto che sia così, anche perché noi credo che abbiamo diversi problemi in alcuni ruoli, e abbiamo diversi problemi anche secondo me con i sostenitori, perché i sostenitori sono quelli che vengono al San Filippo, sono encomiabili, sono fantastici, ma con quelli che purtroppo secondo me non stanno seguendo la squadra. Io credo che bisognerebbe cercare di portare più tifo anche allo stadio, bisognerebbe anche cercare di trovare un campo d'allenamento, ma parliamo sempre delle stesse cose settimanalmente. Beh, Dino, scusami, le medicine sono solamente due per portare persone allo stadio, i risultati e l'entusiasmo. Entrambi mancano per quanto riguarda questa stagione, dunque se mancano queste due componenti c'è poco da fare, ci vuole una svolta. Dino, ritorniamo in sala stampa. Giorgio Corona. La squadra non si può ricoverare nulla, perché abbiamo dato tutto, abbiamo giocato bene, abbiamo aiutato il compagno, quello che magari mancava nelle precedenti partite, ci si è fatto quello che si doveva fare, purtroppo siamo qua a parlare di un altro pareggio, adesso ci aspettano due partite fondamentali, se no Chieti e Cosenza, forse è meglio che affrontiamo queste squadre forti che magari squadre che mentalmente possa essere più piccola. Ci sono stati però dei gori, invito a rispettare la maglia, Secondo me è il momento, perché oggi penso che alla squadra non si può dire nulla, abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, forse queste sono cori per le passate partite dove ci sta, l'anno scorso c'erano sempre degli applausi, adesso ci sono dei fischi, capita, li dobbiamo accettare e dobbiamo essere noi a fare cambiare idea ai tifosi. Spazio giallorosso, Vincenzo La Monaco. Non è passato neanche un anno e mezzo che noi siamo qui e abbiamo fatto risanamento di più di 1 milione di euro di debiti, abbiamo vinto un campionato e c'è gente che c'è presa dalla birra che arriva fino a qui, onorate la maglia, ma stiamo scherzando, cioè, forse la stiamo onorando più di tanti messinesi. Di che stiamo parlando? Io posso parlare con quei 300, non dico 400, che stanno sempre lì sopra, che li conosco pure di faccia, che l'ho visto con la partita del Savoia quando c'è stata la grandine, acqua, mancava solo fulmini da qualche parte, cioè fuoco e zolfo dal cielo, eppure erano lì, che li conosco visivamente. Ah, là mi posso mettere pure a tavolino, lo posso prendere pure a schiaffi in faccia, ma no con quelli che si calano mezzo litro di birra e poi gridano onorate la maglia, ma stiamo scherzando. Ci siamo già dimenticati 5 anni fa, gli ultimi 5 anni dove siamo stati. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Onorare la maglia? Ma secondo la gente che abbiamo noi? Ci avanzavano 2 soldi, cioè, non ci abbiamo niente, che facciamo? Andiamo al lago a Ganzira, a piace un gelato o ci prendiamo il Messina? No, quasi quasi mi prendo il Messina, no? Ma avanzano sti soldi, cioè di che stiamo parlando? Cioè tutti sanno che fino alla Serie B è a buttare soldi, totalmente, siamo abbandonati da tutti, cioè tutta sta gente, i 13.000 di Cosenza, dove sono? Che non si sono, 13.000 di Cosenza non si sono ricordati che abbiamo vinto il campionato? Di che stiamo parlando? Cioè io devo andare con tutto quello che stiamo facendo, cioè, uno stadio abbandonato dal comune, che se ne frega, e poi si vanno a sedere e dicono noi stiamo aspettando la società, ci siamo presi in carico noi di fare tutto, ci siamo presi in carico noi di sistemare le cose, di fare le fiduzioni, cosa devono fare loro? La concessione, come hanno fatto a Cesena, come hanno fatto a Udine, a 99 anni, ma non a me allo Monaco, al Messina, cioè domani mattina non c'è lo Monaco, cioè di che stiamo parlando? Stiamo parlando di ribonificare delle situazioni, ma no per guadagnarci noi, per avere un campo, cioè noi ad oggi non abbiamo un campo, di che stiamo parlando anche di questo? La grande Serie A che ha fatto solo male, trovatemi un rimasuglio positivo della Serie A, non c'è economia,
non ci sono campi. I nostri giocatori giovani, quattro squadre giovanili, non sanno mai dove devono andare. Fra un po' faremo calcio in spiaggia, magari lì ce la possiamo fare. Ecco, abbiamo sentito Vincenzo Lomonaco, ancora prima Corona. Lasciamo le dichiarazioni di Corona, che contesta il Messina, vuole il male della squadra. E poi diciamolo pure che comunque in tutta la categoria gli stadi sono semi vuoti, se paragoniamo Messina con Foggia, Cosenza, che tra l'altro i tifosi hanno chiesto a Guarascio di abbassare i prezzi, non è che facciano chissà che cosa, eppure sono primi in classifica. Il Foggia è stato ripescato, qualche altra piazza come Caserta fa 1500, No, ma con i risultati io sono d'accordo con te, e per quanto concerne i risultati sono d'accordo, ma io parlo sempre dei spettatori. Io indipendentemente dai risultati, io credo che dall'inizio del campionato, quando ancora non si conosceva l'effettiva forza di questa squadra, il campionato che poi avrebbe fatto, anche se ancora siamo all'inizio, attenzione, io credo che molte persone anzi potevano anche abbonarsi e dare una mano a questa società, però evidentemente si è preferito aspettare. Noi stiamo parlando comunque di una città di 300.000 abitanti, Cosenza, Foggia sono più piccole, cioè Messina in questo campionato sia dal punto di vista sportivo doveva stravincere il campionato, sia dal punto di vista dei tifosi doveva essere forse credo quella con più tifosi al seguito, però evidentemente comunque quelli che ci sono comunque sono, lo ripeto ancora, per me sono encomiabili, sono incredibili, perché ogni domenica danno veramente, fanno vedere veramente. Ti saluto qui momentaneamente, Dino, ma Doriana, sì. Io non capisco perché Doriana salta di qua, perché salti Doriana? ma ce lo vuoi spiegare? E intanto non ridere, perché salti Doriana? Chi non salta è... Vabbè. Chi non salta, vabbè. Amaranto, Ma Doriana, per favore, Doriana è una super tifosa, vabbè, ci risentiamo tra pochissimo. Ogni sabato dalle 12.10, Spazio Giallorosso. Il prepartita della CR Messina e Città di Messina. Tra pochissimo ancora Chieti Messina. Time, che ora è? Sono le 12. Spazio Giallorosso. Suddivisa questa puntata di Spazio Giallorosso in due parti, visto che abbiamo avuto diversi contributi anche con un minutaggio maggiore più del dovuto. Abbiamo sentito il presidente in una lunga intervista del Poggi Bonzi, Antonello Panigiani. Abbiamo anche sentito brevemente Corona, Vincenzo Lomonaco e Fabrizio Ferrigno all'interno del collegamento con Dino Prinzivalli, che si farà risentire tra poco per parlare del Città di Messina impegnato a Licata. Ancora Chieti a CR Messina con l'intervista. Messina! Spazio Giallorosso. L'intervista. Messina! Nome? Mirko. Cognome? Guadalupi. Ruolo? Centrocampista. Benvenuto in Spazio Giallorosso. Grazie. Grazie a voi. Periodo negativo? La causa? Ma le cause possono essere tante come nessuna. Sicuramente abbiamo avuto un periodo particolare in cui, secondo me, anche nonostante comunque ci sono state diverse difficoltà, un po' per gli infortuni, un po' per altre cose, non abbiamo, secondo me, raccolto quanto avremmo potuto meritare. Ci sono state delle partite in cui abbiamo meritato di perdere, ma magari in casa con la Briglia e domenica scorsa sicuramente un po' la sfortuna ci è venuta contro. Avremmo sicuramente potuto avere 4 punti, minimo 4 punti in più. Però nel calcio succedono anche queste cose. Piano piano stiamo recuperando tutti, stiamo lavorando con continuità e sicuramente Messina verrà fuori. Il campionato è ancora lungo e l'obiettivo sicuramente non è quello di arrivare obbligatoriamente ai primi, ma di entrare nei primi 8. E di questo pareggio cosa ci dici? Ma è stato un pareggio un po' amaro, perché comunque secondo me la squadra meritava la vittoria. Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alle settimane scorse per quanto riguarda il gioco, non siamo riusciti, siamo stati bravi a sbloccarla, però siamo stati poco lucidi nel chiuderla, e poi nel calcio si sa, succede che anche agli ultimi minuti le squadre avversarie possono pareggiare. Così è stato, peccato, però speriamo già da domenica di poterci rifare. La prossima bisogna vincerla, però.
Ma la stessa cosa succedeva domenica scorsa, due domeniche fa. Noi entriamo in campo per vincere partite, giochiamo in 11 contro 11, poi nel calcio succede di tutto, però la mentalità deve essere una mentalità importante, la nostra, che è quella poi che abbiamo messo anche domenica scorsa, però il risultato comunque non ci ha dato la ragione. Andiamo a Chieti, abbiamo rispetto per tutti, però andiamo lì per provare a vincere sicuramente la partita. Il tuo pronostico? Ma il pronostico io mi auguro per me e per i miei compagni, visto che comunque il periodo è un periodo difficile, duro, però tutti ci stiamo impegnando, sicuramente il mio augurio è quello domenica di vincere la partita. Sappiamo che una partita non è facile, una trasferta difficile in un campo sicuramente importante, noi andiamo lì e ce la metteremo tutta, poi al 90° vedremo quello che succederà. E cosa ne pensi del campionato? Dai, il campionato è un campionato importante, è un campionato anomalo perché è il primo anno che succede questo tipo di regolamento, dove magari una squadra che negli anni precedenti aveva una classifica normale di metà classifica, in questo campionato si vede retrocessa. È un campionato importante dove in ogni squadra ci sono giocatori importanti. È un campionato difficile, ti ripeto. Il Cosenza. Per quanto riguarda il Cosenza, a me fa piacere comunque che le cose stiano andando bene, perché l'anno scorso mi sono trovato benissimo, però adesso io gioco con un'altra maglia, con un'altra squadra, e spero di potermi togliere le soddisfazioni insieme a loro. Una tua canzone preferita da far ascoltare nei prossimi minuti? No, una canzone sinceramente no, però volevo dedicare, speriamo domenica, la vittoria, una prestazione positiva, una persona che domenica mi è venuta a mancare, che è stata mia nonna, che ho saputo la notizia prima della partita, poco prima della partita, anzi non mi volevano dire niente perché comunque c'era la partita, poi dopo la partita sono scappato a casa, sono stati due giorni emozionanti, importanti per il suo ultimo saluto, e spero comunque, non tanto con una canzone, speriamo domenica con una vittoria di poterle dedicare. Gol! Ma speriamo che sia un gol o un assist, io spero che sia la vittoria di squadra e possa darmi questa soddisfazione. E in conclusione il tuo saluto ai tifosi e sportivi messinesi. Un saluto a tutti i tifosi, so che in questo momento purtroppo c'è un po' di amarezza, un po' di delusione, però spero insieme ai miei compagni di poter cambiare questa situazione. L'unica cosa che posso dire è di non mollare, di continuare comunque a venire allo stadio, perché il loro supporto, il loro calore sicuramente potrà dare una mano, una grande mano alla nostra squadra. Ciao ciao. Anche a te, ciao. In bocca al lupo a Mirko Guadalupi, abbiamo sentito poco fa all'interno dello spazio intervista, se dovesse far gol intanto lo dedicherebbe alla nonna che è scomparsa domenica, e potrebbe anche essere, perché no, uno dei gol decisivi se non l'unico nella partita di Chieti. Pochi secondi e andremo in Abruzzo. RMS Sport, ogni lunedì dalle 19 e in replica martedì alle 12.30 e alle 20. Ogni sabato dalle 12.10, Spazio Giallorosso. Il prepartita della CR Messina e Città di Messina. Spazio Giallorosso. L'intervista. Chieti. Arriva il Messina, una squadra in crisi di risultati e a volte anche di gioco. Siete pronti ad affrontarla? Ma guarda, sicuramente il Messina per questa categoria è una società di prestigio, che sicuramente non merita quella posizione in classifica. Sicuramente domenica avremo un avversario che verrà per fare la partita, per cercare di tre punti. Noi dall'altra parte siamo anche noi obbligati a cercare la vittoria. Ecco, il Chieti come è uscito dalla crisi nonostante la sconfitta domenica scorsa a Teramo? Ma io credo che comunque sia importante per tutte le squadre cercare di lavorare bene in settimana con la giusta serenità. Siamo riusciti a rimanere concentrati nonostante un paio di risultati negativi, siamo riusciti a continuare ad allenarci con impegno e volontà. Tutti i ragazzi siamo messi a disposizione, chi giocava di più, chi giocava di meno, si sono fatti trovare tutti pronti e questo ha dato i suoi frutti. C'è stato un avvicendamento in panchina, il vostro allenatore vuol partire col piede giusto per rifarsi della sconfitta di domenica. Assolutamente sì, ma è legittimo che il Messina, da quello che so io, da quello che ho capito anche col Poggi Bon, sicuramente è stato un po' sfortunato. Sicuramente verrà qua, come già detto, perché deve risollevare anche lei la china. Noi da canto nostro pure siamo
comunque è una posizione di classifica delicata e noi i tre punti servono, servono assolutamente. Sarà una bella partita. La posizione del Chieti, immaginando la fine del campionato, è quella del Messina. Un tuo pronostico, Giulio? Ma guarda, io spero che entrambe le formazioni si salvino, anche perché comunque il Messina merita certi palcoscenici. Noi dal canto nostro siamo una squadra con un giusto mix tra giovani e qualche ragazzo un po' più esperto, e penso che possiamo dire la nostra. Sicuramente sarà un campionato che fino all'ultima partita ci sarà da dare il 100% in tutte le partite, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Si parla sempre di salvezza, perché non di promozione alla fine? Questo è un modo di vedere le cose, se in positivo e negativo, come la storia del mezzo bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto. Guarda, infatti, entrare tra le prime otto quest'anno, più che salvezza, parlerei proprio di promozione, perché comunque queste otto squadre faranno un'impresa, perché è un campionato veramente durissimo. Il calciatore del Chieti, Giulio D'Aleno, abbiamo sentito ovviamente il suo pre-partita Chieti-Messina. Abbandoniamo la seconda divisione e spazio giallorosso inerente alla CR Messina. Spazio giallorosso! Città di Messina, il turno. Battipagliese, Torrecuso, Montalto, Rende, Licata, Città di Messina, Noto, Savoia, Nuova Gioiese, Due Torri, Orlandina, Agropoli, Ragusa, Pomigliano, Vibonese, Cavese. E c'è un Savoia, mangia avversari. Spazio giallorosso! Città di Messina, la classifica. Infatti i savoiardi sono in testa, hanno vinto sin qui tutte le gare, con 24 punti dominano questa classifica del girone I di Serie D. A seguire Agragas. Spazio giallorosso, Città di Messina. L'intervista. C'è una metamorfosi per il Città di Messina, che a volte in trasferta si trasforma e in casa subisce più del dovuto. 4 gol contro la Battipagliese domenica. Va bene, è stato un caso alla fine, dai. Ci abbiamo preparato la partita per tutta la settimana in modo positivo, però poi la domenica è stato un blackout totale. Io la guardavo dalla tribuna e abbiamo fatto una brutta partita proprio da dimenticare. La tua squadra ha sfruttato le gare con due formazioni che sicuramente hanno avuto problemi e li stanno risolvendo proprio in questo periodo. Un'altra squadra, il Licata, anch'esso pieno di problemi, in queste ore si sta lavorando per riportare tutto alla normalità. Beh, è la terza possibilità che il Città di Messina deve assolutissimamente sfruttare per portare a casa 3 punti e rifarsi delle 2 sconfitte consecutive. Sì, vabbè, comunque ho letto un po' anche i giornali, mi sono anche informato un po' sull'Licata, e comunque loro, anche avendo problemi societari, si stanno allenando, chi a Palermo, chi a Licata, e comunque anche il mister ha detto sono ragazzi da elogiare, anche per gli stessi problemi societari si stanno allenando comunque alla grande, quindi aspettiamo una squadra comunque agguerrita sotto l'aspetto della testa, ecco. Da Licata potrebbero arrivare punti fondamentali per il Città di Messina, che sta costruendo la salvezza fuori casa, visto che stenta al celeste. Beh, è meglio così, visto che nel girone di ritorno, dove gli equilibri potrebbero anche cambiare, avete dalla vostra il fatto che giocherete in casa con queste formazioni che puntano alla salvezza. Sì, infatti il mister ce lo ricorda sempre, cioè noi prima facciamo i punti e prima ci salviamo. Comunque dobbiamo sistemare sempre le partite settimana dopo settimana e fare bene, questo è fare bene e fare punti. Anastasi del Città di Messina, ne parliamo con Dino Prinzivalli di Licata Città di Messina. Partita abbordabile, facilissima, un solo punto in Licata, anche se comunque per 70 minuti contro il Montalto ha giocato bene. Tra l'altro sempre in casa, al Dino Liotta. Sì, diciamo chiaramente che questa è una partita da vincere da parte del Città di Messina. Il Licata si trova in grave crisi societaria, direi una crisi irreversibile. Si attendeva qualcuno che potesse rilevare in settimana la società, questo qualcuno non è arrivato. E ovviamente la squadra è allo sbando, ormai i giocatori, diciamo, di buon livello hanno abbandonato la squadra, hanno abbandonato la società.
e molto probabilmente appunto il Ligato ormai si sta affidando ai giovani per cercare di finire il campionato. Ciò sarebbe un'impresa, visto che ancora diciamo che siamo proprio all'inizio. Si attende qualche compratore, qualcuno che possa arrivare e rilevare questa società, ma le settimane passano e la situazione è sempre più deficitaria. Sono ritornati i vecchi responsabili, i presidenti che hanno messo i primi soldi per il Licata. Una notizia che sto leggendo da Gol Sicilia: è stato intervistato il tecnico Pietro Ruisi. Comunque i calciatori non si allenano in sede, ma lo fanno rispettivamente dove abitano. Se sono a Palermo si allenano a Palermo, se sono a Sciacca, tanto per fare un esempio, si allenano lì. Sì, effettivamente non si ha più, diciamo, un punto di riferimento, non si ha più chiarezza in questa società. Io alle ultime notizie che avevo, addirittura ieri sera, sembrava che fosse saltato nuovamente tutto per quanto riguarda appunto i nuovi proprietari, per vedere trovare nuove soluzioni. Perciò guarda, secondo me è una partita abbordabilissima per il Città di Messina, Città di Messina che certamente deve necessariamente conquistare l'intera posta in palio, anche per come ha detto, abbiamo sentito prima Anastasi, come appunto dice sempre il tecnico Di Maria, bisogna fare più punti all'inizio in modo da poter poi durante l'arco del campionato stare bene, ben tranquilli e giocare, diciamo, senza nervosismo. Anche perché il campionato si sta delineando, Dino. Noto due torri: Agropoli, Pomigliano, Rende, Ragusa, Vibonese e Licata. Sono queste le squadre che il Città di Messina dovrà tentare sempre di superarle in classifica. E guarda caso la classifica dice che Ragusa e Vibonese sono molto dietro e il Città di Messina ha vinto fuori casa, e non c'è due senza tre, perché c'è il bonus Licata che è ultimo, e dunque sono partite che ritorneranno successivamente in casa, dove ovviamente gli equilibri potrebbero essere diversi se le società riusciranno a risanare, a risolvere i loro problemi interni. Sì, infatti effettivamente poi le cose potrebbero cambiare, ma appunto come ho detto tu, ormai comunque le squadre giù le abbiamo capito quali saranno, quali lotteranno per salvarsi. Il Città di Messina, secondo me, appunto, deve intanto giocare sulle ali dell'entusiasmo, perché ha questi ragazzi che sono abbastanza bravi e anche abbastanza giovani, tra l'altro, perciò peccano un po' di inesperienza. Però credo che bisogna appunto cercare di sfruttare queste occasioni, e già da domani bisogna sfruttarlo, anche perché il Città di Messina recupera Camarda a centrocampo, Camarda che molto probabilmente giostrerà dietro le punte, perciò un Città di Messina, secondo me, che dovrà cercare di sin dal primo minuto di sbloccare questo incontro contro dei ragazzini, perché molto probabilmente giocheranno appunto dei ragazzini nel Ligata, e perciò Di Maria credo che vorrà sfruttare al pieno l'occasione di domani, anche per rimpinguare il bottino in classifica. Ecco, a tal proposito è intervenuto anche il presidente del Licata, un'intervista alla Sicilia, io la sto estrapolando da golsicilia.it, cerca qualche imprenditore che possa contribuire alla salvezza della società, e tutti i calciatori attualmente in organico hanno deciso e vogliono scendere in campo contro il Città di Messina. Dino, direi che possiamo chiudere così anche questa parentesi per quanto concerne la seconda realtà della nostra città. C'è poco da aggiungere: con una squadra allo sbando come il Licata, presumiamo che i tre punti dovrebbero essere facili. Ciao Dino. Ciao Antonino, saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato ovviamente, e a risentirci alla prossima. Ciao con te sicuramente lunedì all'interno di RMS Sport. Una buona giornata. Ciao. Avete ascoltato Spazio Giallorosso! E ce ne andiamo anche noi, Doriana.